fiume Orcia, a pochi passi da Pienza, cittadina più nota, sicuramente qualcuno di chi è stato in Toscana, diciamo nella parte sud della Toscana, Pienza è una meta fissa, una meta diciamo quasi obbligatoria. Poi dopo essere stati a Pienza, allora si va anche alla scoperta degli altri borghi, e quindi vi invitiamo a venire a Castiglio d'Orcia. Pienza, giusto per dare un po' dei riferimenti cronologici, ma sono cose note e sicuramente conosciute, città ideale, simbolo del Rinascimento, i legami con Castiglio e Nolona appunto sono già stati ripetuti prima, frutto della mente e della volontà di Papa Pio II, che nacque nel borgo di Corsignano e che decise di trasformare il suo borgo natio in una città rinascimentale. Pio II, infatti, con il suo pontificato, che fu pur breve, 1459-1464, basta da solo per dare l'idea del Rinascimento, inteso non solo in senso architettonico, ma anche in senso artistico, in senso lato, in quanto Rinascimento di lettere, Rinascimento culturale, visione dell'uomo nel Rinascimento. Pio II è il suo rappresentante. E per Pienza, di cui Pio II, sotto la guida delle istruzioni attraverso anche gli studi di Leon Battista Alberti, e realizza praticamente con Bernardo Rossellino l'impostazione urbanistica della città, commissiona a quattro artisti senesi le pale per la sua cattedrale. La cattedrale di Pienza, in questa veduta aerea in cui si vede la Val d'Orcia retrostante, mostra la sua facciata, i cui riferimenti con la pala del Vecchietta sono evidenti e diciamo parlanti, proprio per la struttura architettonica della carpenteria. Poi ci soffermiamo su questo. Pio II realizza la cattedrale che viene compiuta, come il resto della città in gran parte, in soli 3 anni, 1459-1462. Fu un'impresa veramente diciamo fuori dall'ordinario, perché in un luogo periferico dell'antica Repubblica di Siena un progetto così importante sconvolse l'urbanistica naturalmente della zona, e anche la fortuna, oggi la nostra fortuna sinceramente, perché ecco, è un polo culturale altrettanto importante nel sud della provincia di Siena. Pio II, come racconta nei commentari, che sono il testo che lui scrisse, pensate, in terza persona, in cui racconta le sue imprese, tra virgolette, o comunque la sua attività, e si racconta in maniera abbastanza dettagliata anche i momenti della realizzazione della cattedrale, si viene a sapere la commissione delle opere d'arte interne alla cattedrale a quattro pittori senesi: Matteo Di Giovanni, Sano Di Pietro, Giovanni Di Paolo, che è lo stesso pittore di cui prima ho fatto il confronto all'interno della sala d'arte con la nostra pala del Vecchietta, e Lorenzo Di Pietro, detto il Vecchietta. Quindi un architetto fiorentino, Bernardo Rossellino, che realizza su idea e mente del Papa la struttura urbanistica e le architetture della città, e quattro pittori senesi che devono realizzare le pale dipinte all'interno del Duomo. Pale in cui è protagonista la Madonna con Bambino e Santi, in non tanto sacre conversazioni, ma secondo un'impostazione ancora molto medievale, con la Madonna e i Santi ai lati, un'impostazione appunto all'antica, e generalmente a fondo oro, tutte a fondo oro tranne quella di cui parliamo ora, in cui c'è un interessante brano di paesaggio nella parte bassa. Giusto così per mostrare l'interno della cattedrale di Pienza per chi non è mai entrato, è interessante ricordare come l'idea che si ha entrando nella cattedrale di Pienza, che lo stesso Pio II concepisce come un luogo in cui gotico e rinascimento si uniscono,
Infatti il soffitto appunto voltato ricorda l'arte antica, l'arte gotica, e la stessa altezza delle colonne. Se hai l'idea di entrare in un ambiente un po' sproporzionato, perché è molto alto e poco profondo, si unisce a uno degli aspetti assolutamente più interessanti, che è quello della luce. La luce che entra, la luce naturale, attraverso i grandi finestroni concepiti nella forma alla maniera gotica, ma di dimensioni esagerate rispetto alla tradizione, che permettono al visitatore, oggi come appunto nel 400, di avere l'idea di essere all'interno di un ambiente in cui le pareti non sono fatte di pietra ma sono fatte di vetro, e quindi è veramente un luogo magico ed unico entrando. La nostra para del Vecchietta è collocata nella prima cappella in Corno Evangeli, dalla parte diciamo di sinistra, in questa zona appunto che visualizzo con il cursore del dipinto, e rispetto a tante altre opere musealizzate nel nostro territorio è rimasta all'interno della chiesa, e quindi la si può visitare entrando appunto all'interno del Duomo dedicato all'Assunta, Madonna Assunta, che è dipinta nel dipinto commissionato al Vecchietta. Anche questa è una dimostrazione di quanto il pittore fosse stimato dallo stesso Pio II e di quanto ormai la sua fortuna si fosse diffusa in questi anni. Facciamo un salto nel tempo rispetto all'opera precedente, perché l'altra collocata negli anni 40, qui non abbiamo una data precisa, ma attraverso i commentari, attraverso i documenti recuperati, abbiamo un antequem, che è il termine dei lavori della cattedrale di Pienza, che fu il 29 agosto 1462. Quindi per la consacrazione della cattedrale numerosi storici dell'arte ormai danno per certo che le opere dovevano essere collocate al suo interno, e quindi quest'opera sicuramente realizzata precedentemente a questa data. La Madonna Assunta che sale al cielo, secondo una iconografia, e questo è un aspetto abbastanza interessante e probabilmente per molti di voi ignoto, una iconografia tipicamente senese. Se verrete nelle terre di Siena vi capiterà di vedere molte opere in cui è rappresentata la Madonna Assunta, in quanto tutta la terra di Siena, e Siena in particolare, ha una devozione particolare nei confronti della Madonna Assunta. Vale solo ricordare che il Palio d'Agosto è dedicato alla Madonna Assunta, e così potremmo andare avanti nelle ricorrenze. Il Duomo di Siena è dedicato all'Assunta, e i senesi tutti, non solo in città ma anche nelle terre di Siena, hanno ancora oggi per tradizione una devozione particolare nei confronti dell'Assunta, che fin dal 300 è rappresentata nelle opere d'arte più importanti della città e del territorio senese, prima tra tutti uno studioso senese, ma di diciamo, fama ormai nazionale, Gabriele Fattorini, che ha avuto l'occasione anche di parlare a Castiglione Lora, proprio sul Vecchietta qualche anno fa, ha recuperato delle affinità tra il dipinto che vi mostro e un'opera andata perduta ma ricostruita attraverso i documenti di Simone Martini, quindi del grande artista del primo 300. Questo a giustificare di quanto il Vecchietta è innovatore, e adesso mostrerò gli elementi di novità, e è artista rinascimentale, ma nella sua cultura è molto attaccato alla tradizione e la conosce bene, la tradizione senese in cui è nato e da cui è uscito per andare a conoscere mondi nuovi, ma poi è tornato per stravolgere la tradizione pur mantenendola.